questa è la casa di mio zio. E c'è un giardinetto da dietro, e c'è bello, il giardinetto grazioso, appunto, io stavo dicendo. In vacanza da Crotone, mi pare che questo sia il suo terzo anno consecutivo, ma perché scegliete questa costa? La Calabria è bellissima, forse mi spingo oltre, secondo me i calabresi dovrebbero credere molto di più nel fatto che la Calabria è bella. Noi è il terzo anno, anche se non è il consecutivo, che veniamo in Calabria, sfruttiamo quello che è il mare, che è bellissimo, però ci piace anche cercare paesi, la storia, e ci rendiamo conto di tutto il potenziale che c'è qui e che forse viene poco sfruttato. E allora diamo delle chance, a noi piace, ci piacciono i posti che vediamo, ci piace la gente, la Calabria è bella, ci piace mangiare soprattutto, e direi che insomma voi siete un bel esempio di buona cultura, di cibo, di storia. Da dove provenite? Noi veniamo da Cento, che è un bel comune tra Ferrara, Bologna e Modena, proprio lì in mezzo. Da dove provenite? Da Trento. Come trovate questa città? Allora, siamo arrivati 3 giorni fa, ma rispetto a Reggio, devo dire, mi piace di più. Tornerete a Crotone? Magari non nel breve periodo, ma sicuramente un bel posto e lo consiglieremo anche agli amici. Da dove? Da Trento, zona Trento, Lago di Garda. Come mai avete scelto questa destinazione? Ma a dire il vero abbiamo visitato negli anni passati un po' tutto il sud Italia, adesso ci mancava solo la Calabria, quindi è stato un completamento dei nostri viaggi. Ti pongo questa domanda: se tu dovessi ritornare con i tuoi amici a Crotone, ci ritorneresti? Ma potrei dirgli sì, dai, tra qualche anno però. Beh, allora, il buon cibo sicuramente è un riscontro positivo, lo consiglierei, e il buon mare, si parla da solo, dai, insomma. Ci sono delle potenzialità inespresse in questi luoghi? Sicuramente sì, sicuramente ci sono nella gestione anche del turista. Si potrebbe fare di più, dargli un po' più magari di cose da fare, penso, ma la strada secondo me c'è. So che le strade sono migliorate già tanto rispetto a qualche anno fa. Abbiamo avuto il piacere di parlare con Matteo. Io so che provenite da Salerno, come mai avete scelto questa destinazione? Volevamo visitare un po' la culla della civiltà greca, perciò siamo venuti a vedere. Soddisfatti? Sì, mi è piaciuto, ci è piaciuto il museo, pure al bambino, è vero? Sì, tantissimo. Sì. Da quanto tempo siete a Crotone e fino a quando vi rimarrete? E ci rimarremo fino a sabato. No, cioè siamo venuti tipo sabato scorso e mo siamo stati questa settimana, questo è il penultimo giorno e poi ce ne andiamo domani. Senti, ma se tu dovessi consigliare ai tuoi compagni di scuola il mare di Crotone, lo consiglieresti? Sì, perché è molto bello ed è molto pulito, ed è molto limpido e sembra proprio perfetto. Dal punto di vista culturale, chiudo, cosa avete trovato di interessante? Diciamo un po' tutta la zona ci è sembrata interessante. Sì, è vero, Marzia? Sì, ma la cosa che mi ha attirato di più era quel museo con tutte le tazze e ogni cosa dei greci di tanto tempo fa, perché erano molto interessanti. Cosa rappresenta allora per i cittadini di Crotone, ma anche per i residenti del centro storico, questa riapertura tanto attesa dopo 4 anni? Ma è sicuramente il cuore pulsante, voglio dire, del posto e dell'intera città, perché è un bene immenso che dovrebbe essere fruibile, voglio dire, a tutti, indipendentemente da ciò che rappresenta il castello stesso. Ma bisogna individuare e intercettare queste misure anche per dare, voglio dire, vitalità a tutto un posto.
Noi abbiamo visto quante navi in questi periodi, da aprile fino adesso, hanno avuto la capacità di venire qui a Crotone. Ebbene, queste persone restavano meravigliate per il fatto che un bene così, che non si trova un po' da tutte le parti, ma la Calabria ne è ricca, se vogliamo, restasse chiuso. È chiaro ed è normale che hanno necessità, voglio dire, questi beni di essere custoditi, è chiaro ed è normale che questi beni devono essere portati alla luce e allo splendore esatto che di quello che in effetti rappresentano. Come libero cittadino sono veramente felice perché qui ho i ricordi più belli praticamente della mia giovinezza. Io abitavo praticamente a Palazzo Morelli e il nostro castello, ripeto ancora una volta, era il nostro parco giochi. Abbiamo fatto scoperte bellissime, ma non capivamo praticamente il valore di queste. Mi auguro che da oggi in poi tutte le cose vadano per il verso giusto e che finalmente riprenda Crotone la giusta via che merita. E poi ricorda quanti spettacoli, quanti eventi si svolgevano proprio dietro questo cancello? Ma sì, perché ripeto, voglio dire, abitavo qui, quindi con almeno per quanto mi riguarda con l'epoca Vrenna, che annoverò nel parentato, ha dato vitalità, voglio dire, a questo posto. Lo sterrato che qua sopra ha visto era teatro praticamente di molte rappresentazioni ed è una cosa bellissima, è sempre stata una cosa bellissima. Uno lo ricordo particolarmente, c'è stato un gruppo di giocolieri, chiamiamoli così, spadaccini, che hanno fatto veramente uno spettacolo molto molto bello, molto molto interessante, oltre al fatto che si presta in buona sostanza per ogni tipo di rappresentazione. Una di queste, spero di farcela, una con uno dei miei cavalierati, dove quali faccio parte, mi onoro di questo, vediamo se è possibile praticamente fare qualche convegno appunto sul cavalierato e diciamo su tutte le storie in generale per quanto riguarda questo tipo di argomento.